Salve amici, sono Giampiero del canale 5 minuti di e oggi, come vi avevo preannunciato, vi parlerò del drone che ho preso con uno scambio su mpb.com. Questo è il DJI Mini 3 che ho scambiato col Mavic Mini e praticamente andremo a vedere se il drone funziona correttamente. Farò un volo di prova e in più proverò dei filtri ND che ho preso su Temu. Praticamente questi sono dei filtri ND della Star TRC e quindi ho visto delle recensioni, ne hanno parlato abbastanza bene. E quindi oggi li andrò a provare sul DJI Mini 3. Questa è una serie composta dall'ND16, l'ND64 e l'ND256. Quindi è una replica praticamente dei filtri che sono disponibili sul sito DJI. Quindi andremo a testare la qualità di questi filtri. Appena si è concluso lo scambio con MPB e mi hanno mandato appunto questo nuovo drone, la cosa che ho dovuto fare è andare sul sito di Flight e cancellare dalla mia flotta il DJI Mavic Mini e ho aggiunto appunto al suo posto il Mini 3. Come vedete già ci ho apposto il QR code. Una cosa che vi volevo consigliare è che il QR code è quello che avete quando vi siete registrati come operatore. Quindi, anche se quando registrate il nuovo drone sul sito di D-Flight magari vi viene chiesto di pagare i 6 euro, potete vedere che tra parentesi c'è scritto che questo pagamento è facoltativo, in quanto noi già abbiamo il QR code in nostro possesso e qui va applicato appunto il QR code che abbiamo come operatore, quindi non serve pagare, basta solo ristamparlo e apporlo sul drone stesso. Quindi oggi farò un volo di prova col DJI Mini 3 e inoltre proverò appunto questi filtri della Star TRC per vedere la qualità e se hanno delle predominanze di colore. Inoltre vedrò il software appunto DJI Fly, quali modifiche mi ha apportato rispetto all'accoppiamento col Mavic Mini. Penso che ci siano delle funzioni in più, soprattutto per quanto riguarda appunto i quick shot. E la cosa più importante è che questo drone riesce a registrare il 4K a 30 frame al secondo, cosa che non era possibile sul Mavic Mini. Bene, siamo sull'app DJI Fly, siamo collegati col DJI Mini 3 e possiamo vedere fra le caratteristiche principali che ci sono in aggiunta a quando collegavo il Mavic Mini, c'è la possibilità di ruotare la telecamera in modo da effettuare delle riprese verticali. Poi inoltre c'è uno zoom 2x in 4K, vedete a 25 fps. Poi qui abbiamo la sezione video, la sezione foto. Torniamo al video. Ecco, per quanto riguarda la modalità quick shot, questa si può attivare solamente durante il volo, così come la modalità panorama. Andiamo alle impostazioni. Qua si può impostare l'altezza di ritorno automatico alla base, che è impostata di default a 60 metri, e durante il volo possiamo anche aggiornare il punto di ritorno. Poi possiamo settare l'altitudine massima che potrà raggiungere il drone. Ecco, questo non essendo marchiato C0, possiamo impostare anche un'altitudine maggiore dei classici 120 metri. Però come metto 130 metri o un'altitudine maggiore, mi avverte che per la sicurezza non è indicato.
Vedete, stai modificando l'altitudine massima di volo. L'impostazione di un'altitudine di volo superiore a 120 metri potrebbe violare le leggi, le regolamentazioni locali o essere soggetta a restrizioni. In questo modo ti assumi la piena responsabilità dell'impatto che ne deriva. Vola con cautela e dobbiamo accettare. Comunque io la rimetto per sicurezza a 120 metri e poi la distanza massima da dove decolliamo, che può essere estesa fino a 5000 metri. C'è la funzione per calibrare la bussola, per calibrare l'IMU, sblocca zona geo, trova il mio drone che è molto utile quando appunto il nostro drone per un incidente cade e non sappiamo più dove è finito, e qua ci dà le informazioni sulla batteria, il numero di serie e il conteggio dei cicli che ha fatto di ricarica. Poi le impostazioni di sicurezza avanzate, arresto dei motori, e inoltre ci dice cosa vogliamo fare in caso di perdita di segnale: ritorno alla base, a terra o stazione. Di solito conviene mettere RTH, cioè che se disconnesso il drone ritornerà alla posizione di partenza. Poi la modalità di stabilizzazione, se vogliamo quella classica follow o quella FPV. La modalità degli stick, modalità 2. Io di solito anche sul Mavic Mini impostavo la modalità 2, che ha ruota a sinistra, ruota a destra, su e giù nel comando qui di sinistra, e nel comando di destra abbiamo avanti, indietro, sinistra e destra. Quindi ho sempre usato quella e quindi lascerò come impostazione questa qui. Poi le impostazioni della fotocamera, antisfarfallio, se vogliamo l'istogramma, ecco, conviene attivarlo per dare un controllo all'esposizione quando siamo in volo. Qua se vogliamo appunto che vengano contornati i soggetti a fuoco, lo possiamo provare, mettiamo basso, l'avviso di sovraesposizione, se vogliamo una griglia che sull'immagine stessa per regolarci con l'inquadratura, io di solito la tengo disattivata, infatti sta su off, e il bilanciamento del bianco che quando inizio il volo metto subito in manuale, in quanto poi possiamo avere delle differenze con dei cambi di colore che rendono praticamente il filmato inutilizzabile. Poi ci dice la capienza della scheda SD se vogliamo formattarla, la sincronizzazione dell'automatica delle foto sul cellulare in HD e se vogliamo la cache di registrazione. Io l'ho messa in auto. Per quanto riguarda la trasmissione, io la metto in doppia banda. Qua vedremo tutti i canali a quale è collegato. E qui c'è l'ultima schermata delle informazioni dove ci dà appunto il nome del drone e se vogliamo avere degli aggiornamenti basta cliccare qui e verifica tramite internet se ci sono degli aggiornamenti firmware. Adesso proviamo il decollo. Vedete come quick shot c'è il drone, l'ascesa, il cerchio, la spirale, e in più rispetto al Mavic Mini c'è il boomerang. Poi in un prossimo video andremo a provare tutti questi quick shot. Qua riproviamo appunto l'orientamento verticale della telecamera, vedete? Molto utile se vogliamo fare appunto dei video per quanto riguarda le piattaforme tipo TikTok. Poi abbiamo ancora la foto panoramica che si attiva
E per quanto riguarda poi le foto, abbiamo la foto singola, il bracketing, lo scattatempo e il 48 megapixel. Vedete qua mi dà il formato JPEG più RAW che ho impostato, quindi mi andrà a salvare sia una foto in JPEG è un RAW per un singolo scatto. Vedete, abbiamo impostato anche l'evidenziazione di soggetti a fuoco. Adesso sta prendendo 19 satelliti, quindi la qualità del segnale è molto buona. Inoltre, questo drone, come vantaggi rispetto al Mavic Mini, ha una maggiore resistenza al vento, che è di livello 5. Ha un sensore più grande, che in questo caso è di quasi un pollice, e un'apertura della lente più ampia, infatti è un f1.7, mentre il Mavic Mini aveva un f2.8. Quindi teoricamente i filmati che produce questo drone dovrebbero essere nettamente superiori a quelli del Mavic Mini, almeno sulla carta. Come vi avevo detto, è arrivato il drone che ho preso su MPB, il DJI Mini 3, e oggi volevo provare un accessorio che ho preso su Temo. Sono dei filtri ND che praticamente sono una replica dei filtri della DJI, in quanto c'è un filtro ND da 16, uno da 64 e uno da 256. Arrivano in questa confezione, vedete, il set di tre filtri. La prima cosa da fare è smontare questa parte in plastica che protegge la lente del nostro drone con una rotazione, così come ho fatto io. E quindi qui al posto di questa protezione in plastica possiamo applicare il filtro ND. Adesso proverò con un 256, in quanto c'è molta luce in questa giornata. Adesso con una rotazione contraria a quella di prima lo andiamo ad applicare. Vedete? Quando sentiamo il click vuol dire che è stata messa bene. Andiamo ad aprire il drone. Come vi ricordo, questo è il DJI Mini 3 che ho preso con uno scambio con il Mavic Mini su mpb.com. Andiamo ad accendere il drone. Il drone l'ho acceso, adesso accendiamo il telecomando e attendiamo che prendano tutti i satelliti prima di decollare. Ecco, l'app DJI è partita e adesso siamo pronti per il decollo. Adesso vado ad inserire la modalità manuale per vedere se il filtro è quello giusto. Abbiamo una ripresa a 4K a 25, mettiamo lo shutter speed a 50 e il valore ISO a 100. Come vedete sono sottoesposto di uno stop. Volendo possiamo aumentare l'ISO 200 per avere proprio l'esposizione giusta. Vedete? Adesso è riandata a posto. Adesso settiamo il white balance manualmente in modo da non avere variazioni di luce durante la ripresa. Vedete? Adesso è settato a 4900 gradi Kelvin. E andiamo a decollare. Iniziando a registrare. Molto buona la reattività del drone. Modalità normale, molto veloce. Adesso proverò a mettere
la modalità Cine per vedere come va. Ecco, rispetto al Mavic Mini mi sembra molto più reattivo il drone, sicuramente. E anche la qualità di ritorno qui in video è veramente buona, come potete vedere. Adesso scatterò qualche foto e finirò il filmato e poi ci vediamo in studio. Poi rivedendo il filmato in studio vedremo la qualità appunto di questo filtro ND che ho appena montato sul DJI Mini 3. Che dire, da questa prima prova mi sembra che il drone funzioni bene, è molto reattivo, risponde bene ai comandi. Devo dire che è un bel passo avanti rispetto al DJI Mavic Mini. Per il momento sono soddisfatto e adesso vediamo come si è comportato questo filtro ND. Dalle prime immagini la qualità mi sembra molto buona. Certo, c'è una leggera predominante di colore blu, però nulla che non sia risolvibile facilmente in post-produzione. Comunque la qualità mi sembra, come ripeto, buona. Bene, avete visto tutte le prove che ho fatto oggi col DJI Mini 3, abbiamo provato questi filtri e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like e se volete vedere altri contenuti di questo tipo vi invito a iscrivervi al canale. Bene, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.